mamma. Buono questo, sa di crema per le mani. Uova, no, mi dispiace. Ma che uova? Vai, cheesecake. Madonna, ma c'è aglio qua dentro. Ti è piaciuto, eh? Abbastanza. Bene, mi faccio dare la ricetta allora. Sembra un dolce. Ah sì? Con un retto gusto di cipolla. Già finito? Se è buono anche così. Scusa. Noio, odio la gelatina. L'assaggio prima tu. Oddio. Mi ricorda vagamente il cibo del mio canto. No, però la gelatina non si può, eh? Oh mio Dio! Minchia. Aglio. Com'è? Che schifo. Oddio. Con questo poi non hai più rapporti sociali, capisci? Cioè, non ce la fai, non puoi. Ma buono. A posto? Sei vivo? Sì, sì, buono. Molto buono. Ne vuoi un altro? Sembrava quello che faceva mia mamma, invece no. Non la posso mangiare. Sono vegana. Questa è buona. Però è un po' diversa da quella che facciamo noi. Questa è buona. Brave questa russi. Ci è piaciuta. Brave russe, bravi. Brave russi. Ok ragazzi, cambiamo piatto. Questo io la finisco. Però è buono, anch'io. No, no. Per me, tutti. Una cosa russa vegan? Oltre ai cetriolini? No, però non so se voglio assaggiare adesso. Sa di casa di riposo. No, vabbè, dai, lo assaggio. Questo cos'è? Oddio. Che schifo. Oh, no, guarda, che roba è? No. Ora so perché non ci sono vegani in Russia. È orribile, va. Oh mio Dio. È un po' più aspro dei nostri, però buono e croccante. No, no, no. No, orribile, ma meglio il cetriolino. Buono? Questo non è male. Però c'è il cetriolino, che non manca mai, siete presente. Come si dice è buono in russo? Kusna. Kusna, kusna, kusna. Si fa così in Russia? Come no? Uepa! No, però non è male.